Il progetto di fusione tra le città di Pescara, Montesilvano e Spoltore rappresenta un esperimento di straordinaria importanza a livello europeo. A dirlo questa mattina il ministro delle Pubbliche Amministrazioni Paolo Zangrillo in visita al comune di Pescara per fare il punto sul complesso processo di fusione che vedrà il suo compimento il 1 gennaio del 2027. State realizzando un percorso che è di straordinaria importanza perché insomma, è il primo esempio, non dico soltanto in Italia ma in Europa, in cui delle comunità forti, delle comunità con una diciamo, un'identità molto ben definita, decidono di mettersi insieme e perché comprendono, i cittadini di queste realtà comprendono che stare insieme significa essere capaci di dare delle risposte più efficaci alla comunità. Quindi questo esempio è un esempio per me molto importante. Io come responsabile di Castero della Pubblica Amministrazione di un paese che è fatto di 8.000 comuni, tantissime realtà anche di piccole dimensioni, insomma seguo questo modello con grande attenzione. Peraltro la cosa che mi piace sottolineare è che avete iniziato da lontano, avete iniziato un po' di anni fa e però siete stati capaci di dare sostanza a questo progetto. Ci sono già 5 attività che sono state messe a fattor comune con Pescara che è capofila, quindi questo significa che c'è non soltanto la capacità di progettare ma anche quella di mettere a terra i progetti. Quindi per me questo è un esempio molto rilevante di ricerca di efficacia amministrativa che evidentemente, io spero che questo modello sia un modello vincente, ne sono convinto, può essere da esempio anche in tante altre realtà del paese che potrebbero utilizzare questa soluzione. Sul fronte elettorale, riconoscendo qualche errore commesso in Sardegna, Zangrillo, affiancato dal sindaco Masci, dal senatore Pagano e dal presidente del Consiglio regionale uscente Sospiri, non teme sull'esito delle votazioni del 10 marzo. Noi siamo una coalizione, la coalizione di centrodestra, quella che si presenta qui in Abruzzo, che non è un cartello elettorale. Noi siamo insieme da 30 anni, il centrodestra è insieme da 30 anni e quindi la nostra, lo spirito col quale noi stiamo insieme non è determinato dalla necessità di affrontare una competizione elettorale e quindi si cerca in qualche modo in fretta e furia di mettere insieme delle componenti politiche. Noi siamo insieme da tantissimo tempo perché condividiamo dei valori.